trascorsi 25 anni dal 27 aprile. È stato il vescovo della diocesi di Ariano Lacedonia, Monsignor Sergio Melillo, ad introdurre i lavori del convegno, moderato da Don Antonio Blundo, sulla figura di Sua Eccellenza Monsignor Pasquale Venezia, nella ricorrenza del 25° anno dalla sua scomparsa. Vescovo dei tempi difficili, pastore dell'emergenza, Monsignor Venezia è stata una persona di grande equilibrio e spessore pastorale. Di lui ha parlato al pubblico presente nella sala convegni del Cineosi di Ariano Irpino il professor Francesco Barra, che ha focalizzato l'attenzione sul ruolo determinante svolto dall'alto prelato in tempi certamente non facili per la Chiesa e per la società. Monsignor Venezia fu consacrato vescovo ad Ariano, dove rimase dal 1951 al 67 per poi trasferirsi nel capoluogo irpino, dove il suo vescovato durò 20 anni, una vita spesa per traghettare la chiesa di Avellino verso una fase più matura e consapevole, considerati gli eventi particolari di quegli anni: il Concilio Vaticano II, i movimenti studenteschi, la contestazione del 68 e poi il fenomeno dell'emigrazione e le fasi del post-sisma. La sua, ha detto il professor Barra, è stata una vera e propria genialità pastorale. Il suo intuito e la propensione al dialogo lo hanno portato ad aprire le porte di una chiesa troppo rigida e fuori controllo al laicato, arrivando a costituire alla fine degli anni 70 la Consulta Pastorale, costituita da tutte le associazioni del laicato. L'attento profilo di Monsignor Venezia, tracciato dal professor Barra, ha consegnato l'immagine di una persona di grande equilibrio, il cui ruolo è stato determinante nella ricostruzione della Chiesa, sia materialmente nel post-sisma, ha fatto infatti ricostruire e costruire ex novo molti luoghi di culto, sia da un punto di vista dell'identità religiosa. Precursore di una Chiesa più moderna, Monsignor Venezia si seppe divincolare anche nei rapporti con la politica e i politici di allora, in un'epoca in cui l'Irpinia seppe esprimere grandi e forti personalità, a cominciare da Enea Franza, per arrivare a Fiorentino Sullo e Ciriaco De Mita. Dell'esperienza di Venezia nel periodo ariannese ha parlato il professor Antonio Alterio, mentre sorella Angela Petitti ha delineato il ruolo di Monsignor Venezia e Monsignor Novarese per l'apostolato della sofferenza e la fondazione del santuario di Valle Luogo.